Si svolgerà ad Arsita dal 30 novembre al 7 febbraio la rassegna letteraria Una valle che legge, giunta alla seconda edizione. Innanzitutto presentiamo questa rassegna. Questa rassegna quest'anno ha quattro appuntamenti distillati nell'arco dei 4 mesi, autunno-inverno, a inizio a dicembre, a novembre, scusate, il 30 novembre e termina il 7 febbraio. A novembre avremo il piacere di ospitare la giornalista, la giornalista del Corriere della Sera, Roberta Scorranese. Il 7 dicembre avremo Bacà, a gennaio, il 31 gennaio avremo Paolo Di Stefano e a febbraio avremo Dacia Maraini. Come vedete, sono quattro appuntamenti importanti e questa la novità che abbiamo voluto inserire quest'anno nell'ambito della rassegna è dare una sezione ad autori abruzzesi e ricercatori abruzzesi. Per cui la presentazione di Roberta Scorranese sarà preceduta da Angelo Panzone. Poi il secondo appuntamento in cui avremo Paolo Di Stefano che parlerà della tragedia di Marcinelle sarà accompagnata dalla presentazione del docente universitario e ricercatore Gianfranco Spitilli, il quale ha condotto una ricerca sul territorio per quanto riguarda la presenza degli abruzzesi in Belgio. Il terzo incontro sarà quello di Paolo Di Stefano insieme a Gianfranco Spitilli e l'ultimo incontro sarà quello di Dacia Maraini, la quale occuperà tutta l'intera presentazione della serata. E di questi tempi crediamo nel forte, ancora di più nell'importanza della scrittura e della lettura come momento di incontro, di confronto, di conoscenza, di condivisione, di socializzazione. In una società sempre più fortemente che vede l'uomo sempre più solo, atomizzato, vogliamo rompere i muri della separazione, aprire le porte per favorire il confronto e siamo certi che attraverso la letteratura potremo migliorare questo mondo e potremo migliorare le condizioni di vita dell'uomo.